C'è ancora molta strada da compiere sul fronte della semplificazione burocratica indispensabile alle piccole e medie imprese per superare le difficoltà che si registrano nel quotidiano. E quanto emerso in sintesi dall'importante appuntamento che la CNA territoriale di Ragusa ha promosso sabato scorso sul tema appalti pubblici, le reti autostradali e le nuove opportunità per il sud-est, che ha visto tra gli altri la presenza per la prima volta nell'area eblea dalla sua elezione del neo segretario generale della CNA nazionale, Gregorini, un tema molto stimolante, capace di suscitare dibattiti a più voci, e non a caso è stata registrata la partecipazione del rappresentante della prefettura di Ragusa, il capo di gabinetto Rosana Mallemi, di alcuni parlamentari regionali all'ARS dell'area Iblea, Giorgio Assenza e Nello Di Pasquale, oltre che di sindaci, assessori e consiglieri comunali del territorio, assieme ai rappresentanti dei sindacati CGIL, CISL e UIL. Nel suo intervento, il presidente territoriale CNA Ragusa, Giuseppe Santocono, ha inteso con forza rimarcare la soddisfazione della CNA per i risultati raggiunti per la realizzazione dell'autostrada Siracusa-Gela fino al castello di Modica, ma occorrerà spingere per completare un'opera strategica per la Sicilia intera. Soddisfazione per il risultato della consegna dei lotti del grande appalto della Ragusa-Catania, i cui lavori dovrebbero cominciare a breve. Abbiamo seguito la vicenda con molta attenzione, spiega Santocone, tra l'altro nella qualità di promotore e competente del comitato per il raddoppio, ci siamo sempre battuti sino allo spazio negli ultimi 20 anni per raggiungere il risultato. Eppure ancora oggi molte imprese si trovano in mezzo al guado quando sono chiamate a confrontarsi con grandi opere. Gli aspetti burocratici in talune situazioni possono diventare ostacoli insormontabili. Il segretario territoriale CNA Ragusa, Carmelo Caccamo, che ha moderato i lavori dal canto suo, ha toccato il tasto particolarmente dolente dei crediti incagliati legati ai lavori del Superbonus. Una questione, ha spiegato, molto sentita dalle imprese intrappolate in un circolo vizioso